La cittadina di Varapoglio, in provincia di Reggio Calabria, da moltissimi anni è nota per l'arte presepiale del professore Crucitti Rocco e figli, presepisti dal 1955. Difatti, i presepisti Crucitti e la loro associazione culturale realizzano su richiesta presepi e mini presepi tradizionali e meccanizzati, ed anche il loro grande e suggestivo presepe artistico tradizionale e storico, che ogni anno si rinnova, con cui attirano durante le festività natalizie moltissimi visitatori che giungono da diverse località, sia dalla Calabria che dalla Sicilia. Le loro opere presepiali sono molto apprezzate per la loro valenza spirituale, cristiana, catechetica, artistica, didattica e socioculturale. Ogni anno suscita interesse sia attraverso le emittenti telefoniche che attraverso la stampa. Anche quest'anno l'ideazione e la realizzazione di quest'opera d'arte sacra l'ha realizzata l'artista Nicola Rocco Crucitti insieme ai suoi fratelli, in particolare Carmelo, il tutto ben coordinato dal loro padre. Inaugurato il 16 dicembre, è rimasto attivo fino a ieri. I visitatori hanno potuto così ammirare non solo la ricostruzione storica dei luoghi e dei personaggi, lo scenario suggestivo della natività, il paesaggio, anche un accostamento fedele con gli antichi mestieri al tempo di Gesù. Grazie infatti alla meccanizzazione e agli effetti speciali è stato possibile vedere in opera gli artigiani nelle loro botteghe, i calzolai, i maniscalchi, il frantoio, donne e bambini con le anfore che attingono l'acqua dalle fontane. E ancora la nebbia, la nevicata, i fiocchi di neve che scendono dal cielo e il paesaggio innevato che fa da sfondo al mistero della natività. Diverse anche le scuole di ogni ordine e grado che si sono recate in visita al presepe Crucitti. Awesome.